Eccoci di nuovo in serra con Matteo e Giovanni a parlare della semina. Giovanni, perché utilizziamo il semenzaio? Ma utilizziamo il semenzaio proprio per anticipare le semine, che non si potrebbero fare all'esterno perché è freddo. E allora? Mettendole in serra si può anticipare anche un mese e mezzo. Benissimo. Matteo, adesso ci fai vedere com'è che mettiamo il seme nel terriccio? In questo caso prendiamo un vasetto che abbiamo già sterilizzato. Sì. Lo riempiamo con della terra, stando molto attenti a non comprimerla troppo. Sì. E poi? Così. Poi ti ricordi i semi della zucca che avevamo conservato? La nostra zucca, ecco, famosa. Questo tipo di vasetto va benissimo un seme di questa zucca, che sono, come diceva Giovanni, più grossi e maneggevoli. Per questo vasetto Per questo più tipo grande. Di vasetto. Sì. L'importante è tenere la punta verso il basso e mai metterlo troppo in profondità, giusto Giovanni? Sì. Puoi mettere anche più di uno, che se non germina uno, senza germina l'altro. Abbiamo sempre la possibilità di avere una piantina. Il massimo, sì, sempre con una forbicina si taglia, mai però strappare, perché danneggerebbe... Tiro fuori tutto, danneggerebbe bene, poi le piante, niente zucche. Va bene. Allora, invece, qua che cosa possiamo mettere? Invece questo possiamo mettere dei semi molto piccoli. Per esempio, questo del basilico ci sta. Ah, il basilico lo vogliamo tutti, Balcone, benissimo. Orto. Se ne mette così, anche due o tre per ogni alveare. Anche se quattro, pazienza. Eccoci. Perché così. Non è così facile. E dopo si vede, se si vuole lasciare sempre stare una piantina sola, si toglie quelle più deboli. Le più deboli le tagliamo via. Ma dato che è basilico, si può mangiarle senza buttarle via. Ah, dice che se sono piccolissime, non buttiamo via niente. Va bene. Ecco, e adesso che abbiamo seminato, come facciamo ad aiutare le nostre piantine a crescere? Si prende i contenitori che vanno messi alla luce, ma non alla luce diretta. Noi adesso però dovremo pensare ad annaffiarle. Allora, per l'innaffiatura prendiamo, vabbè, uno spruzzino, in questo caso abbiamo questo spruzzino, però possiamo prendere benissimo anche uno spruzzino uso casalingo, l'importante è lavarlo, risciacquarlo bene. Sì. Si prende il contenitore e si tiene sempre umida la terra, non troppo inzuppato, ma umido. Dobbiamo farlo tutti i giorni questa operazione o no? L'importante è, sì, tutti i giorni all'inizio, sì, l'importante è guardare la terra, controllare la terra che non asciughi e si tiene sempre umido fino alla germinazione. Germinato così bisogna controllare anche le piantine, perché magari le piantine vanno verso la luce creando un'inclinazione. Allora va girato il vaso così che ritornano ancora lineari. Niente effetto torre di Pisa, insomma. Eccoci, dobbiamo stare dritti. Appunto, perché altrimenti va bene, è facile che magari si piegano verso la luce. Loro vanno, guardano sempre al sole. Sempre la luce, invece e quindi non vanno girate. E va bene, le raddrizziamo. E adesso non ci resta che aspettare la primavera. Buon orto a tutti!